Ciao a tutti! Oggi prepareremo e confronteremo i noodles più popolari dalla Cina, dalla Corea e dal Giappone! Scopriamo quale di questi tre paesi asiatici ha i noodles più deliziosi! Iniziamo con i noodles giapponesi più popolari, yakisoba con pollo. Qui abbiamo un set di prodotti abbastanza semplice. La cosa più importante sono i noodles. Si chiamano soba. Li apriamo! Come potete vedere, hanno un colore marrone, perché sono fatti con farina di grano saraceno. Quindi prepariamo l'acqua calda e già in acqua bollente immergiamo i noodles. Immergiamo e aspetteremo 3 minuti, come indicato sulla confezione. Il tempo di cottura dei noodles è molto importante. Esageri un po' e si squaglieranno. Se non li cuoci, saranno troppo al dente. Li scoliamo con uno scolapasta. Ora i noodles sono molto caldi e per fermarne la cottura è necessario versare urgentemente acqua fredda. Bene, passiamo al pollo. Usiamo le cosce di pollo. Basta tagliarle a pezzetti. Bene, peperone. È necessario togliere la polpa e tagliarlo a strisce. Carota. Puliamo rapidamente. Tagliamo a metà e a fette piatte. Ora bisogna farne dei blocchi. Cavolo di Pechino. Strappiamo un paio di foglie. Useremo solo la parte verde. Tagliamo a strisce. Fatto! Ora cipolle rosse. Puliamo la buccia. A metà e poi a fette. Peperoncino. Tagliamo in piccoli anelli. Aglio. Lo schiacciamo con la mano e sbucciamo gli spicchi. Schiacciamo anche l'oro e li tritiamo finemente. Tutto è pronto! Mettiamo la padella sul fornello. Aggiungiamo olio. E il primo a cuocere è il pollo. È necessario farlo dorare al massimo. Ora aggiungiamo tutte le verdure. Soffriggiamo per un totale di 2 minuti. E aggiungiamo i noodles soba. Zucchero di canna. Cospargiamo i noodles. Darà dolcezza. Salsa teriyaki, nella cucina giapponese usata quasi ovunque. Salsa di ostriche, giusto un cucchiaio. E la cosa più importante è la salsa di soia. Non abbiamo salato nulla in particolare perché è molto salata. L'ultimo ingrediente del set giapponese è il vino bianco. Apriamo e lo versiamo in padella. Tutto ciò che resta da fare è mescolare e far evaporare un po' in modo da ottenere una salsa. Bene, i vermicelli sono pronti. Li spostiamo in una ciotola. Questo è il più popolare yakisoba tradizionale giapponese con pollo. Proviamo! Sì, è delizioso, ma non proprio wow! Metto 8 su 10. Il prossimo paese è la Corea. Lì i noodles più popolari si chiamano Chapchae. Qui il set di prodotti è già molto più ricco. Iniziamo con una bistecca costosa. Ecco qui un ribeye premium. Rimuoviamo il grasso in eccesso e tagliamo la carne a fette. Mettiamo in una ciotola. Funghi shiitake. Ce ne servono giusto un paio. Li tagliamo e li mettiamo nella ciotola. Aglio. Strofiniamo uno spicchio con una grattugia fine. Lo aggiungiamo. Olio di sesamo. Ne aggiungiamo un po' per la marinata. Zucchero di canna. È necessario per la crosta caramellata. E salsa di soia. Anche con la carne. L'ultimo è il peperoncino. Mescoliamo la carne con i funghi. E lasciamo a marinare.
Ora gli spinaci. Devono essere sbollentati un po'. Li immergiamo in acqua bollente e li cuociamo per soli 20 secondi. Ora scoliamo. Per interrompere la cottura versiamo acqua fredda. Ora dividiamo gli spinaci e li mettiamo in una ciotola. Qui aggiungiamo uno spicchio d'aglio grattugiato, olio di sesamo e mescoliamo. Lasciamo che gli spinaci si saturino di sapori. Ora ci vogliono due uova nella ciotola. Avremo bisogno solo dei tuorli. Con delle bacchette mescoliamo e mettiamo in padella. Dopo 20 secondi giriamo. La frittata di tuorli è pronta. Tagliamo a metà, pieghiamo e tagliamo a strisce. Mettiamo nella ciotola. Carota. La tagliamo a strisce sottili, come per le carote alla coreana. E mettiamo in padella. Devono essere soffritte solo per 40 secondi, in modo che si ammorbidiscano un po', ma senza perdere la croccantezza. Cipolle. Tagliamo a metà e poi sottilmente. Erba cipollina. Tagliamo a piccole fette. E in padella. Aggiungiamo sale e cuociamo per 30-40 secondi in modo che la cipolla rimanga ancora croccante, ma non diventi amara. Peperone. Lo tagliamo allo stesso modo delle carote. In padella e soffriggiamo solo 40 secondi. Nella ciotola. Champignon. Li tagliamo a fette. E soffriggiamo. I funghi sono molto porosi. E guarda come si restringono durante il trattamento termico. Sono diventati minuscoli. Bene, anche i funghi prataioli sono pronti. Nella ciotola. La carne con gli shiitake è già marinata, quindi la cuociamo. Tenere troppo la carne di manzo sul fuoco è un crimine, pertanto ci vorranno solo 50 secondi per coprire i pezzi con una crosta. Sarà sufficiente. Nella ciotola. Passiamo ai noodles. Sono dei veri vermicelli e sono fatti di amido puro. Sulla confezione è disegnato lo stesso piatto che stiamo attualmente preparando, perché questi noodles sono tradizionalmente usati in Corea per il Japchae. Lo apriamo. Sembrano come funciosa grigia così spessa. Li mandiamo a cuocere in una padella. Per dei vermicelli la cottura è abbastanza lunga, 7 minuti. Quindi, trascorso questo tempo, rimuoviamo dal fornello e scoliamo con uno scolapasta. Ora laviamo con acqua fredda. E mandiamo nella ciotola. Qui mettiamo zucchero di canna, salsa di soia, olio di sesamo e alla fine il sesamo. Bene, non ci resta che mescolare i noodles con le mani. Prendiamo la nostra ciotola coreana e la riempiamo con il nostro japchae. Si è rivelato molto bello come veri vermicelli tradizionali coreani e i coreani li mangiano di regola con bacchette di ferro, pertanto li proveremo proprio così. Sì, è assolutamente delizioso! Mi piace molto di più dello yakisoba giapponese. Noodles così spessi e leggermente gommosi, infusi con molti sapori diversi. Perfetto, 10 su 10! Passiamo ai noodles finali e più popolari in Cina chiamati chow mein. Ci sono meno ingredienti che nei noodles coreani, ma più dei noodles giapponesi. Cominciamo con il maiale. Lo tagliamo a fette. E poi in pezzi più piccoli. In una ciotola, per la marinata vino cinese, salsa di soia e soda. È alcalina e ammorbidisce la carne molto rapidamente. Aggiungiamo anche pepe nero.
Mescoliamo tutti gli ingredienti in modo che penetrino uniformemente nella carne. Passiamo ai noodles. In Cina, i noodles all'uovo sono considerati i più comuni. Li apriamo. Avremo bisogno di un bel po' di vermicelli. Li facciamo bollire. I noodles all'uovo cuociono molto velocemente, giusto 3 minuti. Ecco fatto! Cipolla. La tagliamo a fettine. Shiitake. Li tagliamo a fette. Peperone. Tagliamo a strisce. Cavolo di Pechino. Tagliamo la parte inferiore e separiamo un paio di foglie. Tagliamo semplicemente longitudinalmente in modo che rimangano strisce lunghe. Peperoncino. Lo tagliuzziamo ad anelli. Zenzero. Lo strofiniamo su una grattugia direttamente nel peperoncino. Ora grattugeremo anche un paio di spicchi d'aglio. Quindi iniziamo arrostendo il maiale. Al massimo calore lo facciamo dorare per bene. Togliamo. Ora aggiungiamo dell'olio in una padella pulita. Friggiamo le cipolle. Dopo 10 secondi aggiungiamo aglio, zenzero e peperoncino, peperone, funghi, cavolo e facciamo soffriggere. Alla fine tagliamo dell'erba cipollina direttamente nella padella. E mescoliamo. La salsa principale qui è all'ostrica, pertanto la aggiungiamo alla ciotola. Aggiungiamo la stessa quantità d'acqua e mescoliamo. Bene, versiamo la salsa di ostriche diluita nel wok. E poi i nostri noodles all'uovo. Ora il maiale. E resta solo da mescolare tutto bene. Quindi i noodles cinesi sono completamente pronti. Possiamo spostarli nella loro ciotola. Aggiungiamo carne con le verdure. E il chow mein cinese tradizionale è servito. Proviamolo! Qui c'è un distinto sapore cinese di zenzero e aglio. C'è solo una salsa di ostriche ed è semplicemente perfetto. Metto a questi noodles 9 su 10. Tuttavia per me i noodles più deliziosi tra questi tre paesi erano quelli coreani. Il chapchoe è semplicemente divino. Scrivi nei commenti con quali paesi e quali piatti possiamo realizzare un video simile. E assicuratevi di mettere like se volete una nuova puntata. Ciao a tutti!